No, Aspetta, adesso ormai partiamo. è. Sì. Allora, andiamo già per ordine, nel senso, presentati un po' tu, perché io ho detto così in generale, ma insomma, per esempio, parlando proprio a proposito di questo video, ad esempio la tua formazione, perché ok, hai fatto la magistrale con me di quello, di biologia della salute, diciamolo, perché ovviamente qua, se no, la gente Biologia arriva della dal nulla, non mi ha salute, mai visto neanche a curriculum me, non sa. nutrizionale. Noi abbiamo fatto biologia della salute e curriculum nutrizionale a Bologna, Unibo, Alma Mater Studiorum, ricordiamolo, università più vecchia del mondo, vabbè, migliore. E tu prima di triennale hai fatto invece? Allora, io sono Lorenzo, sono un ex coinquilino, amico, siamo ancora amici, Per e ex sempre. compagno, sì, ed ex compagno anche di magistrale. Abbiamo fatto la magistrale insieme a Bologna, l'indirizzo era Biologia della Salute e Curriculum Nutrizionale, Però tu avevi una sì. provenienza diversa a livello di triennale Io ho rispetto a fatto me, ad esempio. appunto, sì, magistrale insieme e poi triennale scienze biologiche, quindi proprio Ok. biologia pura, scienze biologiche fatta da me, qua a Vercelli, e poi appunto magistrale, mi sono iscritto a Bologna, biologia della salute. Quindi sì, il background è diverso, tu hai fatto scienze motorie, triennale magistrale, io invece solo triennale di scienze biologiche più 2 anni di biologia della salute. Quindi ci siamo conosciuti lì, insomma. Esatto, perché poi tra l'altro beh, ma anche tu penso che con quella magistrale eri partito con l'idea di fare poi nutrizionista, penso. Sì, certamente. Io già dall'inizio della magistrale non avevo in mente, a differenza di altre persone, di fare laboratorio, analisi, ricerca, non mi è mai interessato nulla. Quindi Perché io anche lì, ad sono. esempio, tanti hanno il dubbio, magari tanti che non hanno approfondito tutto il discorso di l'esame di Stato, queste cose qui, dicono: ma se io studio questo, poi non posso fare l'altro. In realtà, ad oggi la figura del biologo è una soltanto, poi è ovvio che uno si indirizza su un determinato settore, ovvio, però nel momento in cui tu fai l'esame di Stato, e tra l'altro, noi, ad esempio, con Biologia della Salute, potevamo, possiamo ancora, in realtà possiamo ad oggi 2024 accedere all'esame di Stato, ma senza dire: ah no, però tu sei un biologo nutrizionista, no, sei un biologo ambientale, no, no. Cioè, di base, noi, come disse citando il presidente, noi siamo totipotenti. In teoria, in futuro ci sarà una divisione effettivamente, però ad oggi non c'è ancora niente di tutto questo, e comunque noi che abbiamo L'esame fatto di Stato, l'esame. dici? L'esame di Stato sì, e poi anche giustamente per chi lo passerà ci sarà il biologo nutrizionista, biologo, il laboratorista se non erro, le macro divisioni, però anche qui è tutto, sono cose di cui si parla da anni, ma non è ancora stato fatto nulla. Forse si farà qualcosa perché ho notato che hanno iniziato a fare delle sezioni per ciò che riguarda proprio la ricerca, diciamo l'aggiornamento e via Ok. dicendo, nei determinati settori, però ad oggi ancora questo non c'è. E in ogni caso, anche se cambiarono queste cose, noi che abbiamo già fatto l'esame di Stato, prima di queste Ah, cose, sì, mi comunque diciamo. rimaniamo, diciamo, come appunto disse il presidente, rimaniamo comunque totipotenti, cioè potremmo in linea teorica lavorare in tutti gli ambiti, però in pratica no. Di solito uno si specializza in una cosa e fa quello. Sì, esatto. Poi però, come dice, cita testualmente la legge istitutiva del nostro ordine, noi in realtà possiamo spaziare anche dalla classificazione biologia di piante e animali, non è Sì. solo a livello Sì, io ho citato umano. i tre macro ambiti, diciamo, ma in realtà è molto più ampia. Sì, assolutamente. Sì, anche analisi delle acque potabili, minerali, gestione qualità in un'azienda, HACCP nell'azienda alimentare, cioè possiamo fare diverse cose. Sì, assolutamente. Però, sai, quello ad esempio è uno dei dubbi che tanti hanno tante volte perché. Tra un po' le diciture varie, perché tante volte si sente parlare di chi si fa chiamare nutrizionista, appunto. Quando noi sappiamo bene che le figure che possono fare legalmente le diete sono solo tre, e quello che effettivamente è nutrizionista è il biologo nutrizionista, per gli altri sono dietista e medico Certo, essenzialmente. Quindi certo. nutrizionista vero e proprio è il biologo nutrizionista, che poi anche lì.
Non è che per essere un bionutrizionista tu devi fare un esame di stato particolare. No, l'esame di stato è quello. Poi tu. Esatto, poi se vuoi ne parleremo. L'esame di stato è comune a tutti i biologi, nel senso biologi marini, biologi molecolari, tutti fanno lo stesso esame di stato. Ma infatti, guarda, è proprio il focus di questo video qui, nel senso l'esame di stato, perché? Perché io in passato ho portato dei video in merito all'esame di stato, però io l'avevo fatto appena finita la laurea, nel fine 2021, e al Mi periodo, cioè ricordo, a mi quel ricordo. tempo, c'era ancora, diciamo, la restrizione Covid, per cui c'era la modalità online, che andava a sostituire la precedente, che tu mi dicevi che era, perché non mi ricordavo neanche, cos'erano due scritti. La La precedente prima prima. era, allora, da decreto DPR, mi pare 128 del 2001, comunque da decreto erano due scritti, una prova pratica e un orale. E poi, appunto, come hai detto, da quando c'è stato il Covid, quindi dal 2020, l'hanno tramutato in solo un orale online, così in videochiamata come stiamo facendo noi adesso. E quindi io mi ricordo che tu ti eri laureato a ottobre 2021 e avevi subito dato a bomba l'esame a novembre, mi Sì, ho pare, cercato di far perché subito. dovete sapere che ci sono sempre due sessioni annuali di questo esame. Ce n'è una estiva, che diciamo inizia verso la fine di luglio, va, comunque termina entro i primi di agosto, anzi entro il 31 luglio di solito, e poi c'è sempre una sessione autunnale, verso novembre, quella dove Ricky ha sostenuto l'esame. Ma mi ricordo appunto che si era laureato subito, poi neanche un mese dopo aveva già dato l'esame di stato Voilà, online, passato al perché primo colpo, a sì, differenza del guarda, ti dico, sottoscritto. no, vabbè, ma ti dico, dipende molto ovviamente da tanti fattori. Almeno quell'esame lì, un po' probabilmente anche quello nuovo, perché le persone non lo sanno probabilmente che stanno guardando questo video. Allora, ci sono varie sedi dove poter fare l'esame, di solito le università. Però, e tra l'altro anche qui, se uno si laurea ad esempio a Bologna, non è che non può andare a farlo in un altro posto, assolutamente sì, cioè proprio in tutta Italia può andare. Solo che al tempo, essendo online, era molto più facile, cioè banalmente se io volevo farlo, non lo so, sparo a caso a Napoli, potevo farlo online, cioè Certo, senza muovermi di casa. Adesso, se uno vuole farlo, deve andarci fisicamente. Altra ovviamente. cosa, ad esempio nel mio caso, cos'è che mi ha fatto scegliere? Io l'avevo fatto nell'università. L'università della Tuscia l'avevi fatto, Della mi Tuscia, della ricordo. Tuscia. Nel mio caso la scelta era dipesa solamente da una questione economica, nel senso che anche lì varia da università a università il prezzo dell'esame di Stato. Sembra una Sì, sì, cosa sì, sì. strana, ma no. Ed era uno dei più economici, perché veramente io non mi ricordo il prezzo esatto, forse 260 euro, mi sembra. Ma so che banalmente forse Bologna costa abbastanza. Quant'era A Bologna, Bologna, te lo dove l'ho ricordi? fatto io, viene 300 più 50 di tassa governativa, quindi 350 Ok, in totale. quindi sì, di base nel mio caso la scelta era stata più quella. Poi c'è anche da dire che ovviamente la commissione è diversa per ogni posto, quello sì, e lì Certo, dipende sì. dall'expertise dei professori, nel senso la loro expertise poi sarà collegata molto probabilmente a delle domande che potrebbero fare nell'esame. Perché, esatto, qui è uno dei punti fulcro, diciamo, di questo video, perché io ho fatto l'esame in quel modo, ne ho già parlato abbondantemente, sicuramente ci avevo fatto un video, ma veramente più di uno, però adesso appunto è cambiata questo esame e tu sei stato quello che ha fatto praticamente su, cioè il primo nuovo l'hai fatto tu. Sì, perché allora aspetta, raccontiamo Vai, vai, ai tuoi dici. follower che io allora in realtà Dici. l'ho provato già da 2 anni, ormai abbondanti che lo provo. Io l'avevo già provato nel 2022, che era ancora online, perché fino all'anno scorso, 2023, era sempre online. Io l'ho provato, mi pare, una o due volte nel 2022, adesso ho anche perso il conto. E poi anche nel 2023, l'anno scorso, e mi hanno sempre segato perché, come dicevi tu, le commissioni variano, è poi l'università che decide, nomina l'insieme di professori che ti andranno a esaminare. Quindi va molto anche a fortuna, diciamo,
com'è il professore, il background che ha. Certo. Quindi mi sono sempre capitate Quindi delle ricordiamo che la domande. biologia è talmente ampia, veramente, Sì, sono che i poi, 5 anni, l'esame è su 5 anni di visto che hai università già aperto questa praticamente. parentesi, ci voglio proprio affondare, nel senso che tante volte, ora, non è per spezzare una lancia in favore di, ad esempio, io ho fatto scienze motorie prima di biologia, non è per spezzare una lancia a favore di chi ha fatto scienze motorie. Quello che voglio dire è, per accedere a una magistrale di biologia o anche di scienze della nutrizione, e poi anche per poter fare l'esame di Stato, uno può aver fatto veramente diversi percorsi, ad esempio come triennale. Perché ok, ci sono scienze biologiche, scienze motorie, ma poi ce ne sono anche tante altre triennali da cui poi puoi arrivare lì. E quello che volevo Certo. dire io è, tante volte mi viene detto, però, cioè, tante volte, in realtà sono pochi quelli così, no, devi aver fatto triennale biologia, magistrale biologia, se no non va bene che fai l'esame di Stato e poi biologo. Non è proprio così, nel senso, come tu ben sai, ma lo so anch'io perché ho fatto l'esame di Stato, gli argomenti che poi ti becchi all'esame di Stato probabilmente non li avrai mai fatti tutti, anche se hai fatto la triennale di biologia. Sì, confermo, cioè ti chiedono, ti possono chiedere veramente di tutto, delle cose che, addirittura cose che non sono neanche previste dal percorso di studi, Sì, quindi lì sta molto la persona che ti fa da sta un po' a esaminatore. te, Però quello che io volevo sì. dire è che è un esame stato pensato proprio perché si sa che uno può arrivare da diversi tipi di percorsi, e anche rimanendo proprio prettamente nella biologia, parlando delle triennali, ce ne sono talmente tante con diverse branche che è normale che uno che fa, ok, fa la triennale di biologia, però è normale che comunque avrà delle lacune riguardo all'esame di Stato, dico, perché c'è veramente tantissima roba. Certo. Il discorso, cioè, tu hai avuto sfortuna con determinati prof, cioè determinati esaminatori, sicuramente per certe domande in particolare, ma io mi ricordo anche che, secondo me, attenzione, hai fatto, cioè, è stato un errore magari provare l'esame e poi di nuovo, ma dopo tipo un anno, dopo nel mentre hai anche lavorato, hai fatto altro, cioè. Capisci, cioè, perché cioè io vorrei appunto che passasse il messaggio che per l'esame di Stato comunque ti devi fare un mazzo, prepararti, però è anche vero, cioè tu quando la prima volta magari non sei riuscito, non è che poi sei stato un anno lì a studiare pur di No, passare la no, volta dopo, assolutamente. Infatti, perché è quello anche, secondo me. diciamolo, io non le prime volte non mi sono preparato bene, questo è da dirlo, soprattutto la prima. Cioè, l'ho Se dato, lo dici tu, io mi fido. sì, testimone, ti ricordi. L'ho dato così per sport, la primissima volta, mi ricordo. Poi, come dici, ho fatto l'errore di far passare un anno praticamente. Perché se non mi ricordo male l'avevo dato all'ultima sessione, quindi in quell'autunnale del 2022, e poi dovevo aspettare praticamente l'estate 2023, Ah. se non mi ricordo male. E Sì, è vero. quindi passano per forza dei mesi e ovviamente poi uno lavorando, comunque non hai più il ritmo dello studio, Sì. passano anche tanti mesi dalle cose che fai e quindi te le scordi, sostanzialmente devi riprendere tutto da Normale. capo. E quindi fai il doppio della fatica. Per cui consiglio sì che do è che se magari lo provate nella prima sessione estiva e vi va male, cercate di darlo subito poi, di riprovarci a sessione autunnale. Quindi passeranno 2 o 3 mesi al massimo. Ecco, non lasciate passare 12 mesi perché veramente poi fate troppa fatica. Questo è il È consiglio. normale, E sì. cercate No, di prepararvi è subito normale. il meglio che potete. Poi, come diceva Ricky, possono capitare le domande più disparate. E sta a voi cercare di approfondire, di ampliare gli argomenti il più possibile. Poi, ovviamente, non è che dovete sapere la biologia dei 5 anni. Dipende anche appunto dal background del professore, magari se vedete che nella commissione c'è un biologo molecolare, magari approfondite maggiormente la biologia molecolare, cosa che in questa sessione, ad esempio, a me è capitato. Avevo un professore che era un biologo molecolare e ha fatto Ma domande infatti, sulla
Ma sono infatti un pubblicazioni. consiglio è quello, cioè quando esce la commissione bisogna sempre guardare chi sono e il loro background a livello proprio di ricerche scientifiche, cioè proprio PubMed, mettetevi là, mettete il nome con la parte che in realtà non so neanche PubMed, basta andare su, di solito sulla pagina del professore universitario c'è anche la sezione ricerca e lì si vede effettivamente, si vedono i suoi articoli, su cosa è impostata la sua ricerca e il 99% delle volte vanno lì. Tipicamente, perché è il loro ambito. Quindi sì. Sì, o quello che o gli articoli o banalmente anche le Insegnamenti, materie dici? che insegnano. Sì, 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 sì. cioè se vedete che insegna appunto una, non so, biologia molecolare o un'altra materia, è probabile che vi faccia una domanda su quello che sa, perché anche lui, il professore, non pensate che Beh, no. sappia No, 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 tutto tutti gli anzi, argomenti. assolutamente, anzi. Quindi Anzi, vi dirò di più, questa è una cosa che aggiungo io così, parere mio. Di solito i più bravi, ma nel mondo della ricerca o comunque anche professori, di solito i più bravi sono quelli che si super specializzano su una cosa. Cioè, diventano, perché quella cosa la conoscono talmente bene, approfondiscono talmente bene che diventano veramente bravi. È da un lato impossibile spaziare troppo, dall'altro cioè, non diventi bravo effettivamente se spazi troppo, quello è il discorso. Quindi parliamo effettivamente dell'esame vero e proprio, nel senso, e quindi adesso, perché io appunto l'ho fatto lì e non tanti mi chiedono adesso, ma l'esame è stato adesso com'è? Fatto io non ne ho idea perché l'ho fatto ormai, La cos'è, 3 anni, 3 anni quasi fa. 3 anni Adesso quasi. No, quasi, sì, ormai a novembre manca poco, 3 anni 3 anni fa. fa, sì. Eh sì. Eh sì, questo mese sono 3 anni che mi sono laureato in biologia, eh sì. E quindi chiedo a te, che hai avuto questa fortuna di farlo, quello nuovo appena uscito, così ci dai un po' di dritte su sto esame, perché io non ho neanche idea di come sia strutturato onestamente adesso. Allora, sì, adesso praticamente io immagino da adesso in avanti sarà sempre in presenza, perché ormai Sì, l'emergenza quello Covid sì. non c'è più. E nel mio caso Penso, era. spero. Lo Sì, chiamo. No, ormai. questo mi sa che è alluminio, serve del ferro. Allora, dicevo, nel mio caso era in presenza, quindi. Dovevo andare dove avevo deciso di farlo, io l'ho fatto a Bologna, quindi era Sì, com'è diviso che in era questo diviso? modo. Avevamo una prova scritta a fine luglio. Allora, io l'ho dato nella sessione estiva, quindi Che comunque era la iniziava. prima nuova, diciamo, Sì, cioè, col di nuovo sistema. quest'anno 2024, la prima sessione iniziava a fine luglio. E poi invece la sessione autunnale è in questo periodo, anzi sarà tra 2 settimane, mi pare. Io l'ho dato appunto nella prima sessione. Speravo fosse ancora online, però quando è uscito il bando ho scoperto che era scritto, cioè ritornava in presenza. Quindi io ho fatto lo scritto a fine luglio, il 25 per la precisione, e sono andato lì a Bologna a farlo. Poi, se volete, vi spiego anche come era strutturato nello specifico. E poi uno attendeva una settimana, pubblicavano i risultati dello scritto, e se passavi, ovviamente andavi a fare, ritornavi e dovevi fare la prova orale. Mentre facevi la prova orale, praticamente abbinavano all'orale anche la prova pratica, che nel mio caso consisteva nel riconoscimento di preparati, di vetrini, cioè ti proiettavano, c'era una lavagna, ti proiettavano Ah, alla quindi non ti lavagna danno due dei vetrini veri immagini. e propri, dico. No, 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 non avevi i vetrini Ok. sotto mano, erano Ok. delle scannerizzazioni di immagini di Sì. Ti microscopio. Ma poteva chiedo capitare qualunque perché. immagine. Guarda, scusa, ti interrompo, ma ti chiedo perché questa è una cosa che mi hanno chiesto dei ragazzi molto preoccupati, tipo, perché anche lì noi sappiamo bene che. Tante volte, anzi, la maggior parte del biologo nutrizionista è colui che al magistrale ha fatto scienze e nutrizione umana. Tante Sì. volte, che è la LM61, che è diversa in realtà da quella che abbiamo fatto noi. Ecco, di solito persone che fanno quella magistrale lì, laboratorio non lo vedono neanche per sbaglio. Se va bene, lo vedono alla triennale, se hanno fatto una triennale, magari scienze biologiche. Che anche lì, non so se anche tu mi dai Concordo. questa conferma.
Ma dico, tante volte capita che anche alla triennale non è che si faccia tutto questo laboratorio, poi dipende sicuramente No, da laurea a laurea. assolutamente. Io appunto che ho fatto triennale di biologia, il laboratorio l'ho visto 3 volte. Veramente, due o tre Perché anche volte. questa è una cosa su cui tanti puntano. Il discorso è che il laboratorio lo vedi nel momento in cui fai il tirocinio in quell'ambito lì, durante triennale magistrale, Certo. ma se no, comunque con l'università non lo vedi tanto. Poi ci saranno sicuramente No, delle quelle poche eccezioni, non volte. dico di no. Sì, Però, ma... questo per dire, mi ricollego a quello che stavi dicendo, che c'è chi mi ha detto preoccupato, adesso che c'è di nuovo, insomma, di nuovo, c'è questa modalità d'esame, preoccupato perché mi dicono, io ho fatto la magistrale di nutrizione umana, il laboratorio mai visto, sono preoccupato, come faccio a prepararmi per un laboratorio? Ecco, quello che io ho detto, non sapendo, io sapevo che tu avevi dovuto riconoscere dei vetrini, ma non sapevo neanche che i vetrini non erano neanche fisicamente lì, ma delle immagini. Questo per dire cosa? Che non serve aver fatto del laboratorio per questo, serve studiare, come sempre. Cioè, si tratta proprio di... Sì, ti danno delle immagini da riconoscere, da descrivere. È diciamo chiaro, che non... sotto questo punto di vista, chi ha fatto secondo me la triennale in biologia magari è un po' più Vabbè, facilitato rispetto certo, a uno che assolutamente. magari ha fatto scienze motorie, perché comunque è vero che non Assolutamente. vai in laboratorio, è vero che vai po pochissime volte in laboratorio, però magari sono immagini che hai già visto studiando, perché per Sì. esempio... Ti possono mettere immagini di una sezione trasversale del fusto di una pianta, Beh, qualsiasi questo. cosa. Magari l'hai vista e studiando e allora ti viene in mente. Io personalmente, come ho fatto a prepararmi, avevo un libretto di anatomia e fisiologia vegetale della triennale e allora... Gli ultimi giorni mi sono messo lì, ho riguardato delle immagini al volo, non ho dedicato tantissimo tempo, cioè ho dedicato più tempo alla parte dell'orale dove mi avrebbero interrogato su delle domande. Poi ho guardato delle immagini così, giusto per, però appunto L'orale possono era dopo, capitare. quindi. No, prima a me prima facevano fare. La domanda orale, le domande orali, e poi come ultimo quesito ti proiettavano Ah, ok. Alla prova alla del lavagna bagno proprio. Sì. queste immagini. Ce n'erano due, tu potevi scegliere, una di destra e una di sinistra, erano sempre diverse, ma vi possono capitare, per esempio, anche schemi, cioè c'era uno schema della glicolisi, quindi tu Ah, avevi ok. nome. Glucosio, glucosio sei fosfato, fruttosio sei fosfato, quindi e tu capivi questa era la glicolisi, la descrivevi, oppure sezioni trasversali di fusto di una pianta, di una foglia. Nel mio caso specifico mi è capitato, io potevo scegliere tra Un l'immagine di una clostridium. zecca, no, c'era una zecca sul Sì. filo d'erba, e la immagine di destra era una capsula Petri con una strisciata e c'erano dei batteri, delle colonie batteriche e attorno delle muffe. Quindi io ho scelto la men peggio, della zecca, cosa devo dire? Ho scelto quella di destra, anche se ovviamente nel mio caso io sono andato 4 volte in laboratorio in 5 anni e ho cercato di descrivere. Poi sta anche un po' a voi lì cercare di non fare scena muta, ma di Quello è ragionare un fondamentale. minimo, Sì, perché... sì, 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 sì. Secondo me bisogna partire dal presupposto che appunto ti può capitare qualunque cosa. Se ti capita la cosa che l'immagine che sai, tipo la glicolisi, sei fortunato, se no stai lì e cerchi di ragionare, cosa No, che ho cercato di scena fare muta mai, neanche dire non lo so, io. No, assolutamente, infatti, no. cercate di girarci intorno, di Sì, raccontare quello che sapete, ecco. ovviamente studiate, se quella è la base. Non Sì, pensate di certo. andare lì senza studiare, ma raccontandogli, perché no. Avete l'esempio Ok. mio, infatti. No, dai. No, ok, quindi, invece, guarda, che abbiamo ancora, tipo, 9 minuti. Ah sì, boss, ma se no riavviamo un'altra riunione, perché ce n'è ancora di roba da No, dire. quello possiamo farlo, quello possiamo farlo. No, ma E io finiamo volevo adesso, questa. volevo andare più sul, ti dico, adesso siccome l'hai accennato che magari approfondiamo un po' le singole parti,
In realtà quella del vetrino l'hai già Sì, approfondita. se vuoi possiamo dire anche, oppure dirlo tu, com'è, nel senso che ogni anno ci sono due sessioni stabilite dal bando a livello nazionale e poi ogni università parte da quelle date, va in avanti finché ci sono gli iscritti Sì, e quello poi lì. Di solito cos'altro? estraggono una lettera da cui partono, come da cui partire proprio con l'esame per i soggetti iscritti. Si parte da una lettera che viene estratta e poi da lì, in ordine alfabetico, si va avanti. Ma Esatto. cioè, bisogna anche vedere quante, perché anche lì cambia università. Ci sono alcune che banalmente fanno 2 volte a settimana l'esame, cioè le sessioni varie. Almeno a me era successo così. Però nel mio caso specifico non era 2 volte a settimana, ma era solo 1 volta a settimana. Questo ha fatto sì che si andasse Ma veramente siamo per le anche lì. lunghe. Sì. Perché io. Ah, aspetta, io sono stato il primo estratto. Sono stato proprio il primo È del mio vero, gruppo. è vero, Sì, è vero. perché Capì, pensa infatti io a te. l'ho fatto a novembre ed ero stato il primo, e io infatti sul momento non ero contento perché volevo vedere qualcun altro che lo faceva prima sto esame. Invece no, non ho potuto vedere niente, sono stato il primo. Però dopo c'è gente che è andata avanti fino a gennaio. Volevo un attimo appunto approfondire la prima prova che mi hai detto che era lo scritto, quella com'era strutturata? Sì, allora, lo scritto praticamente anche qua, secondo me, varia da commissione a commissione, no? Però nel mio caso, praticamente cosa hanno fatto? Noi eravamo in 45, 44 in totale, quindi hanno il presidente della commissione ha estratto con un programma che genera, estrae i numeri, ha estratto un numero casuale da 1 a 44, cioè quelli che eravamo, e ha chiamato la persona corrispondente, secondo l'ordine alfabetico, no? La persona andava alla cattedra e sceglieva tra un ventaglio di buste, ne prendeva una e ogni busta conteneva le due domande da fare. Tu sceglievi la busta, quindi totalmente casuale, e il presidente apriva la busta, leggeva le domande davanti a tutti e poi le riportava alla lavagna. E cosa succedeva? Poi tu ne potevi fare solo una, però, non tutte e due. Cioè tu potevi scegliere la prima domanda era in ambito, era l'ambito più biologico, più teorico. La seconda domanda era l'ambito invece di legislazione, deontologia. E tu potevi scegliere se sviluppare una o l'altra. Ah, Mentre ok. invece nelle sessioni precedenti, ti dico, sempre lì a Bologna, sessioni precedenti, intendiamo quelle pre-COVID, quindi sempre gli iscritti, Ah, ok. dovevi svilupparle tutte e due, non potevi scegliere. Perché poi anche quello che ho fatto io era di base, erano 3 domande, poi in realtà ti chiedono anche dell'altro, ma erano 3 domande e le 3 domande erano una sorta di mega riassunto di tutto questo, perché una era proprio una domanda sulla biologia, proprio, nel senso poteva capitarti qualsiasi roba della biologia, Sì, una era esatto, sulla così. legislazione, che poi anche lì una era sulla legislazione, ma in realtà non te ne facevano una, perché io mi ricordo neanche se 3 ricordi sulla legislazione. E poi c'è la famosa tecnica di laboratorio che voleva essere quello che andava un po' a coprire il laboratorio. Quindi sì, come mi torna come Sì, organizzazione. nel mio caso la domanda in ambito biologico era la replicazione del DNA, quindi puoi scrivere di tutto. Quella in ambito più legislativo era la figura del biologo nell'ambito dello sviluppo di un sistema di gestione qualità testuale. Quindi anche qua si potevano dire tante cose. E poi andavi all'orale e comunque ti chiedevano di approfondire la domanda che avevi fatto e poi ti facevano un'altra, in ogni caso, quindi non scampavi. Giusto. E Diciamo, quindi lo controlliamo se scritto fa il era furbo questo, organizzativo. poi qui. Esatto. Tipico, Esatto. tipico. E quindi questo dicevi che era la prima, giusto? Cioè questo era tutto lo scritto, ok. Questo era tutto lo scritto, E c'era un avevi tempo 3-4 limite? ore.
Sì, ore. avevi 4 ore di tempo per sviluppare appunto una di queste due domande. Quindi c'era tutto il tempo, su quello non ci sono problemi. Sì. E poi mi dicevi la seconda invece, che era a distanza di giorni, se avevi passato la prima. Dico la seconda prova. La seconda prova, no? Perché praticamente la seconda, l'orale, dato che c'era agosto di mezzo, siamo slittati a settembre. Quindi noi abbiamo fatto lo scritto a fine luglio. Abbiamo atteso i risultati che sono usciti i primi di agosto, poi ovviamente l'orale, se lo passavi, lo facevi avevano stabilito 11-12 settembre. Quindi praticamente ha allungato di un mese. E all'orale, ecco, all'orale io vi parlo della prova che ho fatto io, poi non penso sia così ovunque, però lì a Bologna, con la commissione che avevo, alle persone che avevano passato lo scritto, facevano a tutti le stesse domande, nel senso, a tutti chiedevano di approfondire la domanda che avevi sviluppato nello scritto, e ti chiedevano anche secondo te dove avevi sbagliato, cioè ti chiedevano proprio Impara a di correggere. capire se, sì, esatto, di capire se avevi capito la domanda. E dopodiché ti passavano all'altra, quella che non avevi sviluppato. E poi facevano un'altra domanda sul codice deontologico, e ripeto, per tutti, quindi a tutti, noi eravamo alla fine in 34, 35, quelli che avevano passato lo scritto, a tutte e 35 persone la stessa domanda sul codice deontologico, e quindi capite bene che chi è per ultimo è avvantaggiato, perché il codice deontologico è quello alla fine, cioè non è che c'è tanto da dire, sì, ci sono un po' di articoli, però se uno sta attento, anche lì state attenti magari alle domande che fanno prima, perché se non le sapete siete avvantaggiati, perché comunque i professori rispondono, se uno non lo sa ti danno la spiegazione, quindi te la puoi appuntare, ecco. E poi Quella come la fai. ultima domanda, appunto questa prova pratica, cioè ti proiettavano alla lavagna due immagini, su PowerPoint avevano preparato una serie di slide, e avevi per ogni slide due immagini, e tu sceglievi quella che preferivi e cercavi di riconoscerla. Questo era l'esame. Dicevo, adesso potremmo concludere con magari qualche indicazione, perché tu hai detto che, vabbè, hai detto come ti sei preparato, ad esempio, per i vetrini, però io dico per la parte, Ah, diciamo, più sì. corposa, com'è che ti sei preparato? Perché io al tempo ho suggerito un libro che avevo preso, che ti avevo anche prestato, Che però ho mi hai ancora, che ti detto devo che ce l'hai ridare. ancora, che però mi hai detto che Dai. per l'esame è stato... No, e lo rivoglio, perché quello lo metto nella mia collezione, un ricordo, sai come... Sì, adesso quando torni No, tranquillo, te lo aspetto, non è un ridò. problema. Però mi dicevi che per questo esame qui in realtà non ti serviva, infatti hai preso qualcos'altro. Adesso vi faccio vedere. Aspetta un attimo che sono su Amazon. Ecco, Vabbè, sì, quello poi. allora, praticamente per l'esame, innanzitutto mi sono preparato per mesi, a differenza delle altre volte, cioè ho studiato per 4 mesi, abbondante, anche di più, e proprio perché le materie sono ampie. Io ho usato due libri. Ho usato uno che mi ha prestato Ricky, che si chiama, ce l'ho qua, esame di stato per i biologi, manuale per l'esame di abilitazione, è questo qua, pure questo qua, però questo qua è troppo dispersivo, è fatto anche male, cioè organizzato male come divisione degli argomenti, dei concetti, molto dispersivo. Quindi ho abbinato a quello quest'altro libro, che è quello nel quale io ho studiato È principalmente, stato per che è questo biologi, qua. probabilmente Sì, anche più biologia nuovo. facile. Sì, l'hanno stampato quest'anno, mi pare. Questo è fatto L'hanno molto fatto su bene. misura per il nuovo esame, sì.
Esatto, è proprio fatto su misura, è diviso bene, gli argomenti sono ben divisi, ci sono tanti capitoli, pare 10-12 capitoli, avete la prima parte che è quella su, se non mi ricordo male, la legislazione con tutte le leggi strutturali e trasversali, quindi quelle più importanti e quelle meno importanti comunque magari da dare un'occhiata. Poi c'è tutta la parte teorica, con quindi vari proprio capitoli di biochimica, bioenergetica, anatomia e fisiologia delle piante, cose così. E poi c'è l'ultima Nutrizionisti, mi parte. raccomando. Sì, esatto, dateci un'occhiata. E l'ultima parte è di tecniche di laboratorio, proprio, quindi PCR, che possono HPLC. chiedere, classiche domande, sì. Elettroforesi su gel, queste cose qua, e è fatto molto bene. Quindi io ho integrato tutte e due, nel Eliza. senso, ho integrato tutti e due i libri, nel senso che laddove vedevo che c'erano delle parti magari troppo sintetiche su questo libro, andavo su quello che di Ricky e cercavo di integrarla. E Poi ho lì integrato anche con esplodeva. Ho integrato anche con gli appunti che avevo magari recuperato vecchi, in triennale o in magistrale, cioè ho cercato di ampliare, di fare le cose per bene, ampliare il più possibile. Questi libri qua sicuramente danno una un base, ma più che altro una, diciamo, traiettoria, una linea per l'esame, però ovviamente è bene integrare, perché come dicevamo anche prima, cioè la biologia è talmente vasta che, con un libro solo è ovvio che non puoi coprire tutta la biologia. È anche vero che, cioè, quello che secondo me una persona che si approccia all'esame deve avere in mente è che non può sapere tutto per forza di cose, ma è normalissimo, No, tutto ciò che certo, riguarda anche perché la biologia diventa impossibile. è No. impossibile, sì, cioè, è Ma infatti talmente ampia, è il mio normale. consiglio è, sì, infatti, ma guardate, voi studiate, iniziate a studiare su questo libro, questi libri, che appunto, come diceva lui, vi danno almeno un'idea di cosa studiare. Poi, quando esce la commissione, vedete gli insegnamenti dei professori, quello che insegnano all'università, gli articoli che scrivono, e andate a approfondire le loro materie. Per esempio, nel mio caso, appunto, come dicevo prima, in commissione avevo un biologo molecolare, poi, guarda caso, appunto, allo scritto è venuta fuori una domanda sulla replicazione, scusate, sulla trascrizione del DNA, quindi biologia molecolare. Cosa ho fatto io prima dell'orale? Ho approfondito tutta la duplicazione e la trascrizione, ma proprio nello specifico con le subunità della polimerasi, i promotori. E infatti, cosa ha fatto lui all'orale? Mi ha chiesto la struttura del promotore della polimerasi 3, quindi è una cosa abbastanza specifica, e che io sapevo perché Sì. ho approfondito quell'aspetto. Se non avessi approfondito, avrei fatto scena muta. Quindi, Sì, infatti. non c'è scritta questa cosa su questi libri, non va così nello specifico. Eh Io ho no, preso gli appunti normale. della triennale di biologia molecolare. Sì. Questo è Ma il mio infatti questo è consiglio. consiglio generale che vale per tutti, nel senso dovete fare una preparazione molto ampia e poi invece andare molto nello specifico riguardo alle materie di quei prof che avete alla commissione. Sì. Perché anche io ne avevo uno, mi ricordo, che forse era il presidente di quella commissione, mi sa, che lui era super specializzato di malattie neurodegenerative. Quindi sapevo che mi Allora. cacciava una domanda su quello e infatti l'ha fatta. Quindi è proprio abbastanza scontato che succeda quello, sicuro. Sì, dovete sapere un po' tutti gli argomenti in generale, magari quelli più importanti, lo so, classiche domande che possono fare la differenza tra cellula eucariota e procariota, magari in ambito di fisiologia, come è strutturato un muscolo scheletrico, la differenza con quello scheletrico, con quello cardiaco, quello liscio, cose così, no? Non proprio nello specifico, però sapere almeno le differenze base. E poi, come diceva lui, Ricky, andate approfondite le materie dei professori. Questa è, secondo me, una buona strategia, anche perché, cioè, altrimenti non mi viene in mente come uno No, potrebbe ma affrontarlo questo è meglio. questo il sistema. Anzi, io direi che ci devono
magari sai, un bonifico o qualcosa, visto queste dritte che gli abbiamo dato, potrebbero anche darcelo, visto che ci siamo. Poi ora adesso deve ridere avviare tutti i l'attività. soldi che abbiamo speso. Quindi direi che ci siamo. Ovviamente lascerò il tuo Instagram qui in descrizione, quindi preparati a valanghe di richieste, ma solo per sapere informazioni, ovviamente. Tipo tra 10 anni ti scriveranno ancora, sappilo. Ma per l'esame di Sì, davvero. Stato, tu ormai, vabbè, Guardate il fidati che è così. video. E ti diranno, no, ma non è così adesso, perché succederà sicuramente, nonostante Probabilmente. ci sia la data nel video, succederà, preparati. E niente, io Bene, bene, bene. direi che possiamo fare un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri futuri colleghi. Mi raccomando, studiate, 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 provate a studiare. Studiate, studiate perché sennò vi bocciano 3 volte come compagni. Diciamolo, diciamolo. Oh.